Ciao a tutti, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuova puntata della mia rubrica Il barattolo di libri. Lo so, è tantissimo che non vi porto una rubrica barattolo di libri, ma credo che le motivazioni siano piuttosto comprensibili. Ormai il barattolo dei libri ha fatto il suo corso. Tutti i libri al suo interno, o almeno la maggior parte, sono già stati citati nei miei video. E ogni volta che vi faccio questa rubrica mi sembra sempre di parlare delle stesse cose. Non tanto per me, perché alla fine a me piace molto parlare dei miei libri preferiti, ne parlerei veramente giorni, 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 quanto piuttosto per voi, perché magari già mi avete sentito parlare di un determinato libro e quando lo nomino all'interno di questa rubrica, ecco, sono sempre le stesse cose che dico. Dunque pensavo, e credo finirà proprio così, che questa è l'ultima puntata di questa rubrica. Una rubrica che mi porto dietro dall'inizio del mio canale, ma che è ora di portare a compimento. Bisogna riconoscere che è giunta la sua ora, perché non apporta più nulla di nuovo nel mio canale, se non appunto un video in più da poter fare. E credo che questo non sia il caso, anzi mi impegnerò per trovare nuove rubriche interessanti che parlano di libri. Ci tenevo però a fare un'ultima puntata per salutare insieme a voi il mio barattolo di libri, e quindi oggi siamo qui per andare ad estrarre gli ultimi 3 bigliettini della storia. Per chi non lo sapesse, per l'appunto, il mio barattolo di libri è questo qui, è una specie di archivio in cui scrivo i titoli dei libri che ho letto. Li scrivo da gennaio 2014 ed ogni volta che concludo il libro, almeno ogni volta che me lo ricordo, ultimamente salto un po', cioè nel senso me ne scordo un po' troppo spesso, però in ogni caso, in teoria, vado a scrivere un bigliettino che inserisco qui dentro, sul cui interno è scritto il titolo del libro e la data in cui l'ho concluso. Alcune volte faccio anche qualche commento, alcune volte me ne dimentico. In questa rubrica io mescolo e prendo un fogliettino, leggo il titolo del libro e dico cosa questo libro mi ricorda, quando l'ho letto, e faccio qualche commento, insomma, se ve lo consiglio o meno. Dunque, con un po' di lacrimucce, vado ad estrarre gli ultimi bigliettini che vi farò vedere in video, sperando che esca qualcosa di cui non vi ho già parlato, anche se appunto è un po' impossibile, perché vi ho parlato praticamente di tutto. Questo qui. Ok, questo è un libro che ho letto nel 2014, aprile 2014, ed è Allegiant. Chiaramente non vi parlerò di Allegiant, ma vi parlerò della saga di Divergent. Spesso mi chiedete di dirvi cosa ne penso della saga di Divergent. Io l'ho letta appunto 4 anni fa, quindi non è che ricordi molto degli avvenimenti singoli, però vi posso dire che è una saga che mi è piaciuta. L'ho letta in un momento in cui ero presissima per questi distopici young adult e ricordo appunto di averla divorata. Ho comprato tutti e 3 i libri insieme perché mi conoscevo abbastanza da sapere che una volta cominciato non avrei voluto finirlo. Divergent è una saga che all'epoca apprezzai molto, anche rispetto alle altre, rispetto ad Hunger Games o a tutte le altre saghe distopiche che andavano di moda tempo fa, ma che vanno di moda anche adesso. L'apprezzai molto per il modo in cui finisce, per il modo in cui tutto finisce. Non vi dirò niente chiaramente, però sappiate che tra le tante saghe che sono uscite, Divergent è una delle mie preferite. È una storia di una città, Chicago, che vive in condizioni un po' particolari, cioè sono tutti circondati da delle mura e non possono uscire da questa città. All'interno di questa città, per il quieto vivere, ci sono delle fazioni e ogni ragazzo, al compimento di non mi ricordo quale anno di età, deve scegliere a che fazione appartenere. Può scegliere di continuare a vivere nella fazione dei propri genitori oppure di cambiare fazione. Noi seguiamo le avventure di Triss, una ragazza che per l'appunto sceglie cosa fare del suo futuro. Tutti e 3 i libri sono molto interessanti, la risoluzione è molto interessante, ma io ho apprezzato soprattutto la fine, nel senso l'avvenimento clou che succede alla fine, che mi ha fatto dire questo libro non è come gli altri. Io ve lo consiglio soprattutto ai più piccoli, ai 14 anni, 15 anni, 16 anni, insomma questa fascia di età qui, perché è un libro che comunque è molto piacevole da leggere, è scorrevole, ma è anche abbastanza interessante. Quindi Divergent, la saga di Divergent, quindi Divergent, Insurgent ed Allegiant, ve li consiglio tranquillamente. Andiamo avanti e peschiamo questo. Ok, è uscito un libro anche qui del 2014, un libro che ho concluso il 28 aprile 2014 ed è Storia di una ladra di libri di Marcus Zusak. Mi ricordo di aver letto questo libro prima che uscisse il film, però non troppo prima, nel senso sarà stato un paio di mesi prima che uscisse il film, ora non vi so dire nello specifico, e ricordo di aver trovato questo libro abbastanza interessante, soprattutto per il narratore. Infatti, se si va a leggerlo, si scoprirà che il narratore è la morte.
e questa cosa mi ha reso veramente, non so, gasatissima, si può dire, perché era una cosa innovativa, insomma, non avevo mai visto un libro narrato dalla morte. Dunque questa cosa andava sicuramente a vantaggio di Storia di una ladra di libri. Posso dirvi che ricordo la sensazione di gradimento del libro, ma non molto sulla trama. Diciamo che è un libro che vi consiglio se vi piace il contesto culturale delle guerre, ecco, cioè, detto così è bruttissimo, però comunque se vi piace la letteratura ambientata durante le guerre, se volete leggere una storia di guerra che sia alternativa alla storia degli ebrei del diario di Anna Frank, i protagonisti non sono ebrei, sono tedeschi se non ricordo male, però in ogni caso è qualcosa comunque di ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, ecco, se volete leggere qualcosa al riguardo, un libro che più che storico è un romanzo, vi consiglio Storia di una ladra di libri. L'ultimo fogliettino è questo, nella speranza che sia buono. Ok, è uscito il libro di cui ho preso da pochissimo il seguito, di cui vi parlerò presto, che è Magic della Schwab. Questo è dello scorso anno, c'è scritto 2017. Che dire riguardo a Magic? Vi ho fatto un video dedicato che vi lascerò qui. Era un video fatto a caldo, quindi sicuramente ci saranno più dettagli rispetto a quelli che vi dirò ora. Ma è anche interessante vedere come dopo un anno ci si ricorda dei libri. Chiaramente lì ricordavo la trama ed ogni dettaglio, adesso queste cose mi sfuggono, però ricordo che mi è piaciuto tantissimo, che l'ho divorato. Ricordo questa storia ambientata in tre diverse tipologie di Londra. Ricordo la magia, ricordo l'avventura, le battaglie, ricordo quanto mi sia piaciuto Cal, il protagonista con un occhio nero, che per l'appunto mi ha spinto anche a comprare il seguito. È un fantasy che parla di viaggi spaziali più che di viaggi nel tempo, nel senso che il nostro protagonista, Cal, è un ambasciatore della famiglia reale di una delle tre Londre esistenti, in realtà sono quattro, però comunque di una delle tre Londre accessibili all'interno di questo romanzo, Londra Rossa se non ricordo male, che si sposta appunto per compiere i suoi doveri da ambasciatore nelle varie altre Londre, perché è l'unico in grado di poter usare la magia per aprire dei portali. Questo è quel che ricordo e lo consiglio anche qui ai ragazzi che apprezzano tantissimo i fantasy distopici di Young Adult, ma anche alle persone un po' più adulte come me che apprezzano sempre queste letture piuttosto leggere, interessanti e fantastiche. Devo un po' risciacquare la mia memoria riguardo a Magic, perché per l'appunto sono pronta a leggere il secondo volume, che è Legend, che ho praticamente lì ma che vi farò vedere in un prossimo video, e sono molto 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 curiosa e molto 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 interessata alla storia, anche perché ricordo palesemente di aver amato tantissimo questo racconto. Ebbene, direi di fermarci qui. Di fermarci qui con il video di oggi e di fermarci qui appunto con la rubrica del mio barattolo di libri. Quindi direi di fare un grande saluto al Barattolo, grande amico e grande compagno del mio canale YouTube, nonché il primo video che trovate sul mio canale appunto dedicato a questo barattolo, che vi farà un piccolo inchino e che vi saluterà. Io continuerò chiaramente ad usarlo, a scriverci le cose, non è che adesso lo abbandono, però non ve lo mostrerò più in video perché per l'appunto, come vi dicevo nell'intro, è difficile fare questa rubrica dal momento che di tutti questi libri vi ho già parlato e poi si sta parlando comunque di libri del 2014, non ricordo veramente molto ed è brutto parlare di libri senza avere dei dettagli specifici. All'epoca magari era pure utile perché li avevo letti un anno prima, due anni prima, adesso sono passati veramente tanti anni, dunque quasi 5, dunque non è più il caso, ecco. Quindi questo è tutto, io adesso risistemo il mio barattolo, vi mando un bacione enorme, fatemi sapere se avete letto questi libri, se vi sono piaciuti, vi mando un altro bacione enorme, ci vediamo ad un prossimo video e ciao!